entriamo nel merito del nostro discorso e lo facciamo a partire da un testo piuttosto curioso che appartiene all'opera di Seneca. Seneca è il filosofo, Seneca è un intellettuale, un pensatore, un poeta, un drammaturgo, un filosofo, un oratore, un uomo politico, consigliere dell'imperatore Nerone. Questa è un'opera della vecchiaia di Seneca, quando Seneca ha ormai lasciato l'impegno politico diretto. Sono le lettere che scrive al suo allievo prediletto, Lucilio, e che costituiscono, insomma, per comune opinione, l'opera forse più affascinante, insomma, di questo straordinario scrittore vissuto nel primo secolo d.C., il quale racconta appunto questo episodio. Ai miei tempi viveva Calvisio Sabino, un riccone, che aveva patrimonio e indole da liberto. I liberti erano gli schiavi liberati e spesso facevano una brillante carriera, poi, una volta ottenuta la libertà, diventando magari persino più ricchi dei loro ex padroni. E però, appunto, erano degli arricchiti e quindi persone solitamente con poca cultura, molti mezzi ma poca cultura. Non ho mai visto un uomo agiato in modo più indecente, dice Seneca. Costui aveva una memoria così cattiva che dimenticava il nome di Ulisse, di Achille o di Priamo, oppure riconosceva bene quanto noi conosciamo i nostri maestri. Ecco, dovete pensare che siamo in un mondo nel quale l'Iliade, l'Odissea, i poemi omerici sono i libri che si leggono alla scuola elementare, se così possiamo dire, insomma. E dunque sbagliare i nomi dei grandi protagonisti dei poemi omerici è il segno più evidente della pessima memoria di quest'uomo. Nessun vecchio schiavo nomenclatore, il quale, anziché riferire i nomi esatti di inventi di sana pianta, ha mai salutato i cittadini confondendoli tanto quanto lui confondeva i troiani e gli achei. Addirittura la memoria di Calvisio era così cattiva che addirittura si confondeva fra le due parti in guerra dell'Iliade, e capite bene che, insomma, cambia l'esito della storia se uno si confonde tra i vincitori. E tuttavia voleva apparire erudito. Voleva apparire erudito. Ecco, siamo ancora in un'epoca in cui gli ignoranti si vergognano di essere ignoranti e tendono a voler apparire eruditi. Dobbiamo un po' spostarci all'indietro per ricordarci di questi tempi, ma insomma c'è stata un'epoca in cui è stato così. Insomma, non ci si vantava ancora della propria ignoranza. E escogitò pertanto questo espediente. Spese una grande somma per comprare degli schiavi. Uno che ricordasse a memoria Omero, un altro Esiodo, assegnò inoltre uno schiavo a ciascuno dei 9 lirici, poeti lirici greci, Saffo, Alceo e così via, formavano un canone, diciamo così, di 9 autori, irrinunciabili, la cui conoscenza, per chiunque tenesse ad apparire erudito, appunto, era considerata irrinunciabile. E quindi uno schiavo a testa per ognuno di questi poeti, che conoscesse l'opera omnia, potremmo dire, del poeta in questione. Non c'è da stupirsi che avesse speso tanto, non avendone trovati già istruiti, è difficile trovare al mercato degli schiavi uno che sappia a memoria o meno. Tu compri uno schiavo intanto e poi lo istruisci. E pagò per farli preparare. Dopo essersi procurato questa servitù, cominciò a molestare i suoi ospiti. Teneva ai suoi piedi questi schiavi ed essi chiedeva di volta in volta i versi da recitare e tuttavia spesso si interrompeva a metà di una parola. Allora, che cosa fa Calvisio Sabino per fare sfoggio della sua erudizione? Invita a cena gli amici, organizza questi banchetti, magari avendo in mente qualcosa come il simposio di Platone, questo pranzo in cui si discute di filosofia, di amore e così via, di grandi temi, e tiene intorno a sé, accucciati ai propri piedi, questi schiavi. E quando ha bisogno della citazione di Omero, della citazione di Saffo, della citazione di Esiodo, interroga lo schiavo in questione perché gli suggerisca il verso che la sua pessima memoria non riesce a ricordare. Se non che la memoria di Calvisio Sabino è talmente cattiva che spesso anche in quel minimo tempo che intercorre tra il momento in cui lo schiavo ha pronunciato il verso e il momento in cui Calvisio lo deve ripetere a memoria, Calvisio se l'è dimenticato. Del resto, nel mondo romano esisteva un proverbio che diceva, tradotto in italiano dal latino, diceva qualcosa del genere: tante cose possono accadere tra la bocca e il boccone. Ed era un proverbio romano che voleva dire, appunto, anche nel minimo lasso di tempo che ci vuole per portare alla bocca un boccone, possono accadere tante cose. Ecco, tra la bocca dello schiavo e l'orecchio e poi la memoria di Calvisio Sabino, benché il tempo trascorso fosse molto ristretto, tuttavia la cattiva memoria
di Calvisio entrava in azione e faceva sì che... Ora, questo testo perché io lo trovo particolarmente curioso e interessante? Perché apparentemente questo testo ci rimanda ad un'epoca remota, un'epoca nella quale intanto esistevano gli schiavi, ed era a loro che si faceva ricorso quando si aveva un problema di cattiva memoria. Quello che io non riesco a ricordare, istruisco uno schiavo perché lo ricordi al mio posto e me lo suggerisca al momento opportuno. Però, se noi ci pensiamo bene, in fondo, quello che Calvisio Sabino fa è esattamente quello che facciamo anche noi. Perché noi, sperabilmente, non abbiamo una memoria cattiva come quella di Calvisio, però tutti quanti noi siamo assolutamente consapevoli che la quantità di cose che avremmo bisogno di tenere a mente eccede larghissimamente le capacità della nostra mente di immagazzinare questa informazione. Di questo siamo... che abbiamo una buona o una cattiva memoria, sicuramente non riusciamo a ricordare tutto quello che vorremmo o che avremmo bisogno, magari per il nostro lavoro, di ricordare. E allora che cosa facciamo? Ricorriamo a quelle che si chiamano appunto memorie esterne, cioè ricorriamo a delle banche dati nelle quali le cose che noi abbiamo bisogno di ricordare siano immagazzinate. Ora, per molto tempo, fino a quando io e molti di voi, insomma, eravamo giovani, queste banche dati consistevano fondamentalmente in libri, le enciclopedie che tutti quanti noi abbiamo custodito da bambini. Vai a vedere sull'enciclopedia quando è nato Napoleone, perché non me lo ricordo. Vai a vedere sull'enciclopedia quando Leopardi ha scritto l'infinito, perché non me lo ricordo. Le enciclopedie erano delle grandi memorie esterne alle quali era affidato il compito di custodire un sapere che fatalmente nella testa singola di ognuno di noi non ci stava. Ora, da qualche tempo a questa parte, la memoria esterna per eccellenza è la grande memoria della rete. Oggi i ragazzi, ma anche noi adulti, ormai abbiamo imparato a farlo, quando abbiamo bisogno di avere una di quelle notizie che una volta si cercavano nelle enciclopedie, le googliamo, come si dice con questo terrificante neologismo, insomma, digitiamo la stringa di informazione che ci interessa sapere sul motore di ricerca di Google, e Google ci rimanda a decine, centinaia, molto spesso migliaia o addirittura milioni di pagine web nelle quali si parla dell'argomento che non interessa. Quindi, in fondo, noi non facciamo una cosa troppo diversa da quella che faceva Calvisio Sabino, il quale ricorreva appunto a delle memorie esterne, a qualcuno che ricordasse al suo posto delle cose che lui da solo non era capace di ricordare. Certo, Calvisio vive nel mondo antico, vive in un'epoca in cui tutti i lavori che oggi sono fatti dalle macchine vengono fatti da esseri umani, e quindi nel suo mondo non c'è un oggetto meccanico che abbia il compito di immagazzinare l'informazione. E a svolgere questo compito sono gli schiavi. Gli schiavi, così come ci sono gli schiavi per coltivare la terra, gli schiavi per lavorare nelle miniere, gli schiavi per fare da precettori ai figli delle famiglie patrizie, così ci sono anche gli schiavi per fare da memorie esterne. Anzi, Seneca cita appunto un tipico esempio di schiavo che funge da memoria esterna. Non ci siamo soffermati prima leggendo il testo, ma lo possiamo fare rapidamente adesso. Seneca dice ad un certo momento: anche il peggiore schiavo nomenclatore, il quale al posto di ricordare i nomi se li inventa, non sbagliava nome tanto spesso quanto Calvisio Sabino. Ma chi è questo schiavo nomenclatore? Allora, il nomenclatore, appunto, era uno schiavo che aveva una specifica funzione nel mondo romano. Accompagnava il padrone quando il padrone andava a passeggio nella città e gli suggeriva all'orecchio i nomi delle persone che il padrone stava per incontrare, quelle che gli venivano incontro, suggerendogli chi fossero queste persone, come si chiamassero, in maniera tale che il padrone potesse anche regolarsi su come dovesse rivolgersi a queste persone, se erano persone di alto rango mostrando deferenza, se erano persone magari dello stesso rango del padrone mostrando familiarità, se erano invece addirittura persone di rango inferiore esibendo magari il proprio status sociale. Il che era particolarmente utile soprattutto in epoca di campagne elettorali, perché nel mondo antico ci sono le campagne elettorali, tutti quanti voi avete presenti le scritte che a Pompei si sono conservate, appunto, di slogan elettorali, e sapete che non c'è niente di meglio per chi voglia farsi eleggere che ostentare una grande familiarità con i propri elettori, va bene? E questa familiarità si manifesta, si mostra, si ostenta soprattutto
dando a vedere di conoscere i nomi di tutti, di essere persone che sanno, conoscono uno a uno i propri elettori. E allora in quel caso il nomenclator giocava un ruolo fondamentale, come capite bene, perché si piegava all'orecchio del padrone e gli diceva: guarda che ci sta venendo incontro il senatore tale, oppure il cavaliere tal'altro, insomma, e quindi regolati un po'. Soltanto che i nomenclatores, come tutti, ogni tanto avevano dei lapsus di memoria, e allora che cosa facevano? Inventavano nomi a casaccio, naturalmente. E chissà quante gaffe i poveri candidati alle campagne elettorali romane avranno fatto per la cattiva memoria dei loro nomenclatori. Però come vedete qui, anche nel caso del nomenclatore, siamo in una situazione del tutto analoga a quella di Calvisio e Sabino, cioè c'è qualcuno che ricorda al mio posto quello che io non sono capace di ricordare, che fa questa sorta di matching tra il volto e il nome, va bene? Quindi una sorta di Facebook, potremmo dire, umano, insomma, che associa la faccia di una persona al proprio nome e quindi consente al padrone di avere questa informazione. E dunque, il mondo antico per certi versi ci sembra molto distante dal nostro, perché è un mondo appunto nel quale tutte queste funzioni oggi svolte dalle macchine sono svolte da esseri umani, con tutta la loro fallibilità, evidentemente, i limiti, a loro volta, delle singole memorie. E però, al tempo stesso, se ci pensiamo bene, ci rendiamo conto che il problema che gli antichi dovevano affrontare è esattamente lo stesso problema nostro, cioè quello di non poter immagazzinare nella testa tutta l'informazione che ci servirebbe. E quindi il problema di poterla ottenere rapidamente quando di questa informazione abbiamo bisogno, magari anche semplicemente, come Calvisio Sabino, per fare bella figura in società, insomma, per stupire i propri amici con dotte, citazioni dai poeti greci. Del resto, anche l'etimologia ci viene in soccorso da questo punto di vista e ci conferma questa intuizione. Perché se considerate che la parola schiavo in latino suona qualcosa come servus, potremmo dire che nel corso di 2000 anni siamo passati dal servus al server, e probabilmente non è un caso che queste due parole condividano la medesima etimologia. Bene, allora, fino a questo momento, con il caso di Calvisio Sabino, che era un caso simpatico, insomma, che valeva la pena di portare all'attenzione di tutti quanti noi, ci siamo occupati di memorie individuali. Ma evidentemente non esiste soltanto la memoria del singolo individuo, esiste anche la memoria di un'intera società. Esiste ciò che una cultura, una società, ritiene di dover ricordare del proprio passato. E anche la memoria collettiva ha i suoi aiuti, ha degli elementi che ci servono a ricordare. Faccio il primo esempio che mi viene in mente: i monumenti che ci sono nelle nostre città, i re a cavallo che ci sono nelle piazze, o gli eroi con la spada in mano che ci sono, insomma. In fondo, quei monumenti che cosa fanno? Che cosa ci stanno dicendo? Ci stanno dicendo: attenzione, che nella nostra società, nella nostra cultura, noi riteniamo che ricordarsi di Vittorio Emanuele II sia una cosa importante. E affinché tutti quanti voi siate consapevoli che è importante, io vi metto un monumento, così voi tutte le volte che ci passate davanti, idealmente, magari uno poi, insomma, alla terza ci fa più caso, ma insomma, idealmente la funzione del monumento è quella di dire: attenzione, per noi altri, per noi italiani, per noi torinesi, per noi occidentali, è importante ricordare quel personaggio, perché quel personaggio nella memoria, non del singolo, perché nessuno di voi ha avuto, si suppone, insomma, siete grandi, ma non così grandi, rapporti diretti con Vittorio Emanuele II. Quindi è chiaro che è una questione di memoria collettiva, di memoria sociale. Per la nostra società ricordare quella persona è una cosa importante. E questo vale per i monumenti, ma vale anche per i nomi delle strade, per esempio. Oppure vale per le feste del calendario, perché ci sono certi giorni che sono festivi. Perché evidentemente la nostra cultura ritiene che quei giorni siano importanti. E non a caso intorno ad alcuni di questi giorni poi si accendono delle polemiche, pensate a quelle che ormai periodicamente investono la festa del 25 aprile, perché si verifica un fenomeno che gli storici chiamano di memoria divisa, cioè non tutti sono più d'accordo sul fatto che quel giorno sia meritevole di essere ricordato. È stato così de plano fino a qualche tempo fa, adesso invece non lo è più.
è una società che discute su quali siano le cose che valga la pena di ricordare o che meritino di essere ricordate. Però insomma anche i giorni rossi del calendario hanno quella funzione, quella di dire attenzione che per la nostra cultura ricordare il giorno in cui è nato Gesù Cristo, il giorno in cui c'è stata la liberazione dal nazifascismo o la festa del lavoro, sono cose importanti, meritevoli di essere ricordate, e perciò noi te le segnaliamo attraverso una interruzione del corso ordinario del tempo e l'istituzione di un giorno festivo. Bene. Veniamo allora al cuore del nostro discorso, che è questo. Che cosa succede quando memoria e potere entrano in conflitto? Quando cioè il potere politico pretende di stabilire che cosa debba essere ricordato e che cosa invece vada ricacciato nell'oblio. Allora, a mio modo di vedere, nel mondo romano, che è quello di cui ci occupiamo oggi, il testo più affascinante, più bello, che tratta questa questione specifica, è il secondo testo che avete nella vostra fotocopia. Un passo tratto da uno storico, da Tacito, che è il massimo storico latino dell'età imperiale, vive a cavallo fra primo e secondo secolo d.C. Questa è la prima opera pubblicata da Tacito, ma Tacito la scrive che è già all'incirca un cinquantenne, è stata scritta probabilmente intorno al 97-98 d.C. Nel 96, uno o due anni prima della pubblicazione di quest'opera, è morto un imperatore terribile, Domiziano, che era stato imperatore a Roma dall'81 al 96, quindi per ben 15 anni. Un uomo che le fonti ci descrivono come perso in un delirio di potere e di onnipotenza, si faceva chiamare dai propri sudditi signore e dio, non solo signore, che già era una cosa grossa perché era il titolo con il quale uno schiavo si rivolgeva al proprio padrone, infatti dovremmo tradurre più correttamente padrone e dio per capire meglio la forza del termine latino, ma addirittura anche dio. E aveva falcidiato l'aristocrazia latina vedendo dovunque la sua incolumità. Insomma, era stato un quindicennio di terrore, di piombo, che Tacito aveva conosciuto molto bene perché lui era in Senato in quegli anni, cioè era nell'assemblea politica, una sorta di parlamento, potremmo dire molto approssimativamente, del mondo romano, che era stato il più colpito dalle grandi purghe, usando questo termine, insomma, novecentesco, di Domiziano. Benissimo. Allora, che cosa racconta Tacito? Tacito dice: le fonti riferiscono che Ruleno Ruspico ed Erennio Senescione furono condannati a morte per aver scritto opere di elogio su Trasea Veto ed Elvidio Prisco, e che si infierì non solo sugli autori, ma persino sui loro libri, affidando ai triumviri il compito di dare alle fiamme nel comizio e nel foro i prodotti di quelle brillanti intelligenze. Attraverso quel fuoco si riteneva chiaramente di poter cancellare la voce del popolo romano, la libertà del Senato e la stessa memoria collettiva, tanto più se si aggiunge l'espulsione in massa decretata contro i maestri di filosofia e l'esilio imposto a tutte le altre discipline, perché in nessun luogo fosse dato di imbattersi in qualcosa di onesto. Questo è il quadro che Tacito traccia di questi terribili 15 anni di Domiziano. Dopodiché, riflettendo sulla sua generazione, la generazione che è stata investita in pieno da questa epoca di terrore, dice: abbiamo noi che oggi abbiamo 40-50 anni, noi che siamo passati attraverso la grande tribolazione, abbiamo dato davvero una grande prova di sopportazione. E come il passato ha conosciuto a quali estremi possa spingersi la libertà, così noi abbiamo fatto analoga esperienza per la schiavitù, mentre lo spionaggio generalizzato ci privava persino della possibilità di parlare e di ascoltare. Allora, di che cosa sta parlando? Lo so che c'è ancora un'altra frase, la lascio volutamente per un attimo da parte. Di che cosa sta parlando Tacito? Tacito inizia a citare due casi di censura, appunto, di repressione del dissenso. A Ruleno Rustico ed Erennio Senecione sono dei puri nomi, e lo sono anche per noi latinisti di professione, diciamo così, perché sono autori di cui non ci sono giunte le opere, e non ci sono giunte per la ragione che qui Tacito spiega molto bene, perché quelle opere sono state messe a rogo. Non solo si è infierito sugli autori,
Pontefice Tacito, condannandoli a morte, ma persino sulle loro opere, che sono state bruciate nel comizio e nel foro, come a dire nel pieno centro della città, in maniera tale che tutti i cittadini potessero assistere alla distruzione di quelle opere. E perché quelle opere vennero distrutte? Questo Tacito lo dice in una maniera che ai suoi contemporanei era chiara, per noi non lo è, e quindi va spiegata, perché questi due autori perseguitati da Domiziano erano due biografi. Avevano scritto, rispettivamente, uno a testa, la biografia di due autori, di due intellettuali, di due senatori della generazione precedente, Trasi Apeto e Virgilio Prisco, che erano stati degli oppositori di Nerone. E allora Domiziano applica una sorta di rozza proprietà transitiva. Se tu scrivi la biografia di un nemico dell'imperatore, allora sei un nemico dell'imperatore anche tu. L'idea sembra essere questa, anche perché, dice Tacito, furono condannati per aver scritto opere di elogio relative. Quindi erano delle biografie nelle quali questi nemici del principato, del regime imperiale, erano elogiati. Erano dei panegirici di queste due vittime degli imperatori precedenti. E allora, se tu scrivi una biografia di elogio di una vittima della repressione, esponi te stesso alla repressione. Non solo, ma Tacito dice che le opere vengono distrutte dai triumviri. Chi sono questi triumviri? Sono i cosiddetti tresviri capitales, cioè sono i boia pubblici, quelli che a Roma avevano il compito di eseguire le condanne a morte. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nella Roma di Domiziano, in questa plumbea città dominata da questo imperatore vittima appunto di un delirio di onnipotenza, addirittura la distruzione dei libri viene affidata allo stesso personale che ha il compito di eseguire le condanne a morte, come se i libri fossero non degli oggetti cartacei, anzi papiracei dovremmo dire, visto che siamo a Roma e la carta non esiste ancora, ma fossero degli individui che vengono condannati a morte esattamente come si condanna a morte un dissidente, un oppositore del regime. E dunque il quadro che viene fuori da questa pagina di Tacito è un quadro decisamente desolante. Si capisce bene perché Tacito ha aspettato che Domiziano morisse prima di scrivere qualcosa. Si capisce bene perché ha cominciato a fare lo storico a 50 anni. Perché evidentemente sapeva bene qual era il clima che dominava, insomma, quando magari sarebbe stato nell'età più giusta per intraprendere questa sua attività. E però, alla fine di questo quadro così oscuro, così a tinte fosche, Tacito aggiunge, con la sua straordinaria capacità di sintetizzare in un'unica frase un concetto complesso, fa un'aggiunta ulteriore che appunto volutamente ci siamo lasciati in fondo e che ci dà la chiave di tutto il nostro discorso e anche il suo. Perché Tacito dice: e insieme con la voce avremmo perso la memoria stessa se il dimenticare fosse il nostro potere tanto quanto il tacere. Che cosa vuol dire questa frase di Tacito? Vuol dire che se il potere politico può ridurre al silenzio una città, può farlo. Se tu metti abbastanza paura alla gente, la gente sta zitta, non parla. Se sguinzagli dappertutto le tue spie, qui lo dice il Tacito nella frase precedente, lo spionaggio generalizzato ci privava persino della possibilità di parlare e di ascoltare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Domiziano aveva sguinzagliato le sue spie ovunque, ma queste spie non ce le avevano scritto in fronte che erano spie, erano persone normali, che però facevano il doppio gioco e magari simulavano di essere amici, conoscenti, confidenti. E allora tu non sapevi più chi avevi davanti, e se ti lasciavi andare ad un'affermazione magari un po' imprudente sul governatore, sull'imperatore o sul suo entourage, non potevi sapere a chi la stavi davvero dicendo, non potevi essere certo che un attimo dopo aversi salutato affabilmente, quello che sembrava essere un tuo amico non si sarebbe recato da chi di dovere a riferire che tu sei un nemico del principato perché parli male dell'imperatore. E allora che cosa succede in una situazione di questo genere? Succede che la gente tace, la gente non parla più perché non si fida. E quindi il quadro che viene, tenete presente che Roma in questa epoca storica, nel primo secolo dopo Cristo, è una metropoli di 1 milione di abitanti, una città paragonabile alle nostre metropoli, una metropoli di 1 milione di abitanti, ecco, una città di 1 milione di abitanti ridotta al silenzio.
Questo è il quadro terrificante che Tacito fornisce. E però, ripeto, nonostante questa apparente cupezza dell'analisi tacitiana, in realtà l'ultimo messaggio che Tacito lascia è un messaggio positivo. Perché lui dice, puoi costringere le persone a tacere, ma non puoi costringerle a dimenticare. Perché ricordare o dimenticare non è il nostro potere. Parlare o tacere, sì. Io posso scegliere se parlare o tacere. Se ho abbastanza paura, se tu riesci a farmi abbastanza paura, questo lo sa qualsiasi insegnante che magari tenta di ridurre al silenzio la propria classe, no, se sei abbastanza, se fai la faccia abbastanza cattiva, riesci a tenere i tuoi ragazzi in silenzio. Il silenzio può essere imposto attraverso la paura, la minaccia, la prospettiva di chissà quali sanzioni. Ma la dimenticanza no, non è il nostro potere ricordare e dimenticare. E noi lo sappiamo bene, lo sappiamo tutti, giovani e vecchi, perché sicuramente ognuno di noi si porta dietro nella sua testa dei ricordi di cui volentieri si disperebbe, delle giornate maledette che volentieri ricaccerebbe nell'oblio. E però non lo possiamo fare, o se questo accade, non accade perché noi l'abbiamo deciso, accade forse per una forma di autodifesa del nostro inconscio che ci fa dimenticare determinate cose, ma insomma nessuno ha la disponibilità della propria memoria, nessuno può controllare ciò che deve ricordare e ciò che non deve ricordare. E allora che cosa succede? Succede che nella lotta tra memoria e potere, nel breve termine, nell'immediato, è il potere che vince, perché il potere distrugge i libri, perché il potere perseguita gli intellettuali, perché il potere impedisce che certe idee circolino e distrugge le opere che sono, o le persone che sono portatrici di quelle idee. Nell'immediato il potere la vince la sua battaglia, ma sul medio-lungo termine è la memoria che vince. Perché nessun potere, neanche il potere più autoritario, più tirannico, più occhiuto, più tendente a manipolare i propri sudditi, è capace di mettere le mani sulla memoria. È come se la memoria fosse una specie di cittadella fortificata che sta dentro le nostre teste, va bene? E allora il potere può agire sui nostri corpi, certo, li può torturare, li può massacrare, li può uccidere, ma nessun potere può agire sulla memoria. La memoria sta dentro una cassaforte, uno scrigno nel quale non può essere raggiunta. E quella, la cosa interessante è che Tacito non sta soltanto dicendo questa cosa, la sta anche facendo. Perché Tacito mette questa pagina all'inizio di un'opera, l'Agricola, nella quale racconta la sorte di un grande uomo di guerra, di un grande generale romano della generazione precedente, Giulio Agricola appunto, che era anche suo suocero, lui aveva sposato la figlia di questo Giulio Agricola, va bene, e del quale Tacito rivela che fu una vittima dell'invidia di Domiziano. Domiziano, come tutti i tiranni, non sopportava la grandezza, perché è tipico dei tiranni non sopportare la grandezza, pensare che la grandezza sia qualcosa che mi fa ombra e quindi della quale io mi devo disfare. E dunque Agricola era stato eliminato di Lupara Bianca, insomma, senza azioni plateali, era stato forse avvelenato da Domiziano. Allora Domiziano ora è morto, certo è morto anche Agricola, però ora c'è Tacito che sta affidando alla memoria dei secoli successivi la verità che il potere non avrebbe voluto far conoscere. E quindi certo che nell'immediato Domiziano ha vinto, perché si è liberato di Agricola, però la memoria di cui lo storico è portatore consegna alla infamia dei secoli successivi la figura di questo imperatore assassino. Roghi di libri nel nostro immaginario, lo dicevano anche i primi ragazzi, noi li associamo solitamente all'epoca moderna, pensiamo a Giordano Bruno, che ne so, insomma, ai grandi processi dell'Inquisizione, che quasi sempre, è stato detto dagli storici che hanno studiato queste cose, quasi sempre avevano di mezzo un libro. È difficile che ci sia un processo dell'Inquisizione contro un eretico, contro una strega, contro che non abbia di mezzo anche un libro. E spesso i libri vengono bruciati. E invece i roghi di libri esistono già nel mondo romano. Questo che, di cui ci parla Tacito è un esempio, i libri di Aureliano Rustico e di Ariano Senecione, ma non è il primo, c'era stato un precedente già in età augustea, all'inizio del primo secolo d.C., quando ad essere oggetto della
dell'intervento repressivo dell'imperatore, del primo imperatore, il fondatore del regime imperiale a Roma, cioè Augusto, il figlio adottivo di Giulio Cesare, era stato uno storico, non più un biografo questa volta, uno storico, Tito Labieno. I cui libri vengono messi a rogo, perché? Perché probabilmente noi non ce li abbiamo, appunto, non abbiamo la possibilità di leggerli e di capire che cosa avesse tanto disturbato l'imperatore da aver imposto la distruzione di questi libri. Però lo possiamo intuire. Tito Labieno doveva essere un nostalgico repubblicano, un nostalgico del regime precedente, quello che l'impero aveva sostituito, il regime repubblicano, appunto. E probabilmente nella sua opera storica non faceva mistero di queste sue simpatie politiche, cosa che Augusto, che è passato alla storia come un principe illuminato e tollerante, ma che sapeva al momento opportuno anche essere spietato e assolutamente intollerante, decise che questa cosa non doveva passare e ordinò il rogo, appunto, dei libri di Tito Labieno. E questo episodio ci viene raccontato da un autore latino, Seneca il Vecchio, che è il padre del Seneca filosofo dal quale noi siamo partiti, il quale racconta appunto tutto questo episodio. Io ve l'ho risparmiato perché per ragioni di tempo non abbiamo il modo di analizzarlo. Vi ho messo soltanto la parte terminale di questo episodio raccontato da Seneca, il quale dice che circolava a quell'epoca un'efficace battuta di Cassio Severo, uomo peraltro detestato dalla Biene. Quindi circolava la battuta di un uomo che era un nemico personale dello storico i cui libri vengono messi a rogo. E dice Seneca: mentre per decreto del Senato i libri venivano dati alle fiamme, disse, in questo caso è Severo, ora dovete bruciare anche me perché li so a memoria. Ora dovete bruciare anche me perché li so a memoria. E allora, come vedete bene, quest'ultimo testo si collega a entrambi i testi che abbiamo letto finora. Si collega a quello di Candisio Sabino, perché anche qui noi abbiamo qualcuno che ha memorizzato nella sua testa un libro. Voi direte: ma possibile che sia così? Sì, possibile, perché gli antichi hanno una capacità di memorizzazione che è infinitamente superiore alla nostra. Per l'ottima, non perché fossero più bravi o più intelligenti di noi, ma per l'ottima ragione che vivevano in una cultura largamente orale, nella quale o le cose te le ricordavi a memoria oppure non c'era modo che tu le sapessi, perché appunto non... E quindi noi sappiamo di performance mnemoniche degli antichi che per noi sarebbero inimmaginabili, perché noi ci siamo molto più abituati invece a ricorrere appunto alle memorie esterne, quindi pratichiamo meno la capacità di memorizzare. Quindi Cassio Severo conosceva a memoria l'opera storica di Tito Labieno e scaglia in faccia al potere politico che brucia i libri di Tito Labieno l'idea che quel provvedimento repressivo alla fine è inutile, perché finché ci sarà qualcuno che ricorderà nella propria testa un libro perseguitato, un libro proibito, un libro maledetto, un libro distrutto dal potere, bene, quell'attività di censura, quell'attività repressiva si sarà rivelata vana, inutile, perché quel libro continuerà a vivere appunto nello scrigno della memoria. Quindi o dovete bruciare anche me, e allora certo, il problema l'avete risolto. Oppure finché io sono vivo, io sono la prova vivente del fallimento del vostro tentativo di estirpare dalla memoria determinate opere. Roghi di libri di storici, come Tito Labieno, proseguono anche all'epoca del successore di Augusto, l'imperatore Tiberio, che fu imperatore fra il 14 e il 37 d.C., quindi è l'imperatore sotto il quale appunto avvenne l'esecuzione di Gesù Cristo. Nel 25 d.C. Tiberio fa condannare a morte uno storico, Cremuzio Cordo, la cui opera naturalmente è andata perduta, e fa condannare a morte l'autore, o meglio l'autore si uccide per non essere condannato a morte, e la sua opera viene messa a rogo. Anche qui, con molta probabilità, perché quest'opera grondava di simpatie e nostalgie repubblicane. Basti pensare, una delle pochissime cose che sappiamo su quest'opera è che Cremuzio Cordo chiamava Bruto e Cassio, cioè gli uccisori di Giulio Cesare, i cesaricidi, li chiamava gli ultimi veri romani. E dunque lasciava intendere che gli ultimi eroi, gli ultimi grandi della storia di Roma erano stati quelli che avevano ammazzato Giulio Cesare, che era pur sempre il nonno dell'imperatore regnante.
padre per adozione di Augusto, il quale era padre per adozione di Tiberio, e quindi in qualche modo esaltare gli uccisori di Cesare era un modo certo indiretto, ma neanche tanto fra le righe, di esprimere il proprio dissenso nei confronti del regime dominante a Roma. Cremus d'accordo, si uccide, la sua opera viene condannata a rogo, ma, dice Tacito, in realtà alcune copie continuarono a circolare clandestinamente, passate di mano in mano. Tanto è vero che il successore di Tiberio, l'imperatore Caligola, che non è esattamente passato alla storia per la sua politica culturale illuminata, ma all'inizio voleva farsi vedere bravo, insomma, e quindi una delle prime cose che fece appena salito al potere nel 37 d.C. fu quello di riabilitare questi storici perseguitati e quindi rimise nuovamente in circolazione sia le opere di Labieno che quelle di Cremuzio Cotto. Quindi evidentemente qualche copia si era salvata dai grandi roghi distruttivi. E Tacito, dopo aver detto appunto, ecco, anzi lo dice qui all'inizio del nostro testo, i senatori ordinarono di dare le fiamme ai libri di Cremuzio, ma essi sopravvissero clandestinamente passando di mano in mano. E a questo punto Tacito commenta: perciò tanto più mi piace farmi beffe della stupidità di quanti credono, grazie al potere di cui godono al presente, di cancellare anche la memoria delle età future. È vero piuttosto che perseguitare le intelligenze ne accresce il prestigio, e i re stranieri e quanti ne hanno imitato la ferocia non hanno procurato se non vergogna a se stessi e gloria a quelli. Che cosa sta dicendo Tacito? Sta dicendo due cose interessanti. Intanto Tacito ha già perfettamente capito nel primo secolo d.C. Un meccanismo che noi oggi chiamiamo sindrome di Stoccolma, ma che evidentemente Tacito non poteva chiamare così, cioè il meccanismo per cui perseguitare qualcuno spesso produce l'effetto contrario, cioè attiva solidarietà nei confronti del perseguitato. Quindi laddove il potere vorrebbe cercare di cancellare, di far sparire dalla memoria, di togliere dai riflettori, di occultare una certa figura scomoda, va bene? E quella figura, su quella figura invece si finisce per attirare l'attenzione, non solo, ma si finisce appunto per attirare la solidarietà, diciamo così, la psicologia del la creazione del martire, non la sindrome di Stoccolma, scusatemi, che è tutt'altra cosa. E questa è la prima osservazione interessante di Tacito. La seconda è che, ancora una volta, Tacito sottolinea come la censura finisca per mancare i propri obiettivi, i propri fini. Vorrebbe appunto estirpare un autore, vorrebbe cancellare la memoria di un'opera, ma in realtà non ci riesce. In questo caso non ci riesce perché non riesce a mettere le mani su tutto quello che circola di quell'autore. Alcune opere clandestinamente continuano a circolare quando poi l'epoca storica cambia, quando il regime politico cambia, quando sale al potere un nuovo imperatore, ecco che quell'opera che magari è stata tenuta nascosta per timore di possibili rappresaglie, insomma sotto qualche mattone, può nuovamente essere messa in circolazione. E chi invece perseguita gli intellettuali finisce per procurare gloria a quelli e vergogna invece a se stessi. Bene, allora, proviamo, arrivando alle conclusioni del nostro discorso, proviamo a aprire una prospettiva, diciamo così, verso tempi più vicini a noi. E dicevo prima che l'idea dei roghi di libri nel nostro immaginario si riconnette soprattutto all'attività repressiva dei tribunali dell'Inquisizione, della Controriforma Cattolica, in effetti, leggendo qualche anno fa un libro che ricostruisce un po' la storia di questo tipo di processi dell'Inquisizione, mi sono imbattuto in un testo che mi ha fatto sobbalzare dalla sedia, e che non è sulla vostra fotocopia, ma che adesso vi leggo, tanto è un testo brevissimo. Alla metà del XVI secolo, alla metà del Cinquecento, un inquieto letterato e pensatore napoletano, Mario Galeotta, simpatizzante delle idee protestanti, viene processato dall'Inquisizione, e noi gli atti di questo processo li possiamo leggere. L'Inquisizione era molto accurata nel redigere i verbali dei propri interrogatori, il che per la parte degli archivi del Santo Uffizio che si sono salvati è estremamente utile per gli storici moderni, i quali possono così ricostruire lo svolgimento appunto di questi processi. Ebbene, Mario Galeotta, alla notizia che gli scritti del suo mentore, del suo ispiratore, il riformatore Juan de Valdés, erano stati proibiti
e gli erano stati sequestrati, quelli che lui possedeva, risponde agli inquisitori, virgolette, io non me ne curo niente perché li ho in mente e non me le può levare nessuno da mente e se me ponno proibire il leggere non me il ponno levare dall'animo. Allora, nel 500, non più nel mondo romano, 5 secoli fa appena, un intellettuale perseguitato dall'Inquisizione, quando sa che gli hanno sequestrato i libri colpevoli di aver ispirato in lui questa deviazione eretica, diciamo così, nella direzione dei luterani, dice mi possono sequestrare i libri, ma non me li possono togliere dall'animo, perché io ce li ho in mente e nessuno me li può levare da me. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Galeota conosceva l'episodio di Cassio Severo e Tito Labieno? No, vuol dire molto banalmente che di fronte a problemi uguali, epoche storiche diverse mettono in campo le stesse strategie di difesa. Di fronte ad un nuovo potere che nuovamente brucia i libri e perseguita gli intellettuali, una possibile difesa dei perseguitati è questa, quella di immagazzinare nelle loro teste appunto la maggior quantità possibile di informazioni. A quel punto inserire un libro nell'indice dei libri proibiti o sequestrarlo, darlo alle fiamme diventa inutile, perché tanto l'individuo, il contenuto di quel libro ce l'ha nella mente e gli inquisitori non me il possono levare da me. Ora, naturalmente a molti di voi sarà venuto in mente l'esito, diciamo così, più vicino a noi di questa idea, cioè dell'idea delle memorie individuali che in qualche modo consentono la salvaguardia della cultura in un'epoca in cui la cultura è perseguitata. Alla metà del Novecento, nel 1951, esce negli Stati Uniti un importante romanzo di fantascienza, si chiama Fahrenheit 451, ne è stato ricavato poi un film successivamente. E Fahrenheit 451 prospetta quella che oggi si direbbe una società distopica, quindi un'utopia negativa, un futuro che viene immaginato in termini fortemente disfunzionali. Nel 1951, in un'epoca in cui la televisione in Italia, per esempio, negli Stati Uniti c'era già da qualche anno, in Italia ancora non, la Rai non aveva iniziato le proprie trasmissioni, ne inizierà di lì a qualche anno, ma insomma nel 1951 Bradbury già immaginava una società totalmente dominata dalla televisione, in cui le case erano formate da 4 mura, che però erano altrettanti schermi televisivi, che 24 ore su 24 trasmettevano cosa? Trasmettevano cose frivole, quiz, giochi a premi, insomma, tutte cose che, come viene spiegato al protagonista del libro, non devono generare infelicità, perché il pensiero produce dubbi, e i dubbi rendono infelici, e noi invece dobbiamo rendere la gente tranquilla, la dobbiamo far stare bene, quindi dobbiamo impedire alle persone di pensare, perché il pensiero è un tarlo. Una volta che si è attivato questo tarlo, io comincio a pormi dei dubbi, comincio a farmi delle domande e questo genera inquietudine e potenzialmente infelicità e potenzialmente ribellione. E allora dobbiamo operare una grande operazione di sedazione collettiva, dobbiamo cloroformizzare un'intera società attraverso la televisione. E in questa società i libri devono essere distrutti, perché i libri invece sono generatori a loro volta di pensiero, di domande, di dubbi e così via. Quindi i libri vanno distrutti e i pompieri in questa società futuribile immaginata da Bradbury esistono, ma il loro compito non è quello di spegnere gli incendi, è quello di appiccarli. Il libro si chiama Fahrenheit 451 perché 451 gradi Fahrenheit è la temperatura alla quale la carta prende fuoco, fino a quando uno di questi pompieri non viene preso dalla terribile tentazione di capire che cos'è questa cosa che ogni giorno lui e i suoi sodali vanno nelle case a distruggere. E a quel punto succede quello che in termini manzoniani si direbbe il vortice attrasse lo spettatore, dice Manzoni a proposito di Renzo e della rivolta del pane di Milano, il vortice attrasse lo spettatore. E in questi libri che inizia a leggere è spinto dalla curiosità, magari anche un po' morbosa, che scatena sempre tutto ciò che viene proibito, e il protagonista del libro comincia a essere catturato sempre di più e ad un certo momento si rende conto che non può più fare il lavoro che ha fatto fino a quel momento, solo che ormai è un reietto nella sua società, ormai è una persona pericolosa, è una persona da braccare e quindi scappa, abbandona questa metropoli dominata appunto dal mezzo televisivo e fugge dalla città inseguito dagli elicotteri del potere che brucia i libri e nei terreni, nella terra di nessuno che circonda la grande metropoli dove non esiste niente, in chi si imbatte? Si imbatte negli uomini libri.
si imbatte in altrettanti disadattati o dissidenti come lui, ognuno dei quali ha imparato a memoria un libro per consentire alla memoria, appunto, di continuare a combattere, per dare un'altra chance alla memoria, per consentire ancora alla cultura, ai libri, di continuare a combattere la loro lotta contro il potere che vuole distruggere. Ecco, e dunque dall'antica Roma a una società ipotetica futura, appunto, e questa lotta di cui abbiamo cercato di seguire alcuni passaggi tra memoria e potere si ripropone in termini sorprendentemente e anche inquietantemente simili. E oggi com'è la situazione? Oggi nel nostro tempo, nel nostro presente, nel 2019, com'è la situazione? Beh, apparentemente la migliore che si possa immaginare. Oggi non esistono più roghi di libri. L'ultimo grande rogo di libri nella tradizione europea occidentale è quello che venne appiccato dai nazisti il 10 maggio del 1933 sulle scalinate dell'Università di Berlino, quando il nazismo, salito al potere da qualche settimana, decise di procedere alla distruzione della letteratura decadente, della letteratura infetta, perché da quel rogo doveva nascere lo spirito di una nuova Germania. Oggi, se voi vi recate nel luogo dove viene compiuto questo rogo di libri, quell'evento è ricordato da una targa metallica che è avvitata a terra, nel pavimento. E su questa targa è riportata la frase di un poeta tedesco dell'Ottocento, Heine, che profeticamente, un secolo prima, aveva detto: là dove si bruciano i libri si finisce prima o poi per bruciare anche gli uomini. E quella frase, appunto, doveva risuonare sinistramente un secolo dopo nella Germania che esordisce, nella Germania nazista naturalmente, che esordisce nel 1933 bruciando i libri e 10 anni dopo avvia la soluzione finale con lo sterminio degli ebrei. Però dopo quel momento episodi del genere non se ne ricordano nella storia, anzi oggi le librerie, che siano quelle tradizionali o che siano quelle digitali, rigurgitano di volumi. Si stampano ogni anno in Italia qualcosa come 60.000 libri nuovi, più di quello che un intero popolo sarebbe in grado di leggere se anche facesse soltanto questo dall'inizio alla fine, e sappiamo che gli italiani in realtà sono dei cattivi lettori mediamente. E certo nessuno pensa più a bruciare i libri, ma anche semplicemente a proibirli, a censurarli, insomma, anche la censura ci sembra qualcosa che appartiene ad un'epoca ormai remota, insomma. A noi sembra del tutto naturale il fatto che chiunque possa pubblicare quello che vuole, anche libri magari che forse sarebbe bene che non venissero messi in circolazione, insomma, ma che tuttavia è lecito stampare. Se io voglio ristampare il Mein Kampf di Hitler, lo posso fare, la legge non me lo proibisce, d'accordo? E dunque apparentemente siamo nella situazione migliore possibile, in una situazione nella quale dovremmo dire che tutto quello di cui abbiamo parlato nei 45 minuti precedenti non ci interessa più perché appartiene appunto ad un'epoca definitivamente terminata. Ma è davvero così? Io credo di no. Io credo semplicemente che la censura, la repressione abbiano cambiato forma, abbiano assunto una forma più soft, come oggi si usa dire, o più light, se preferite, che non passa più attraverso il macroscopico e visibile rogo dei libri. Passa attraverso la marginalizzazione della cultura, passa diffondendo nel senso comune l'idea che con la cultura non si mangia, passa tagliando i finanziamenti alla scuola e all'università, passa escludendo dai palinsesti televisivi le trasmissioni culturali oppure facendole alle 2 di notte quando nessuno le potrà vedere, passa diffondendo tra i ragazzi l'idea che leggere sia una cosa da sfigati, come direbbero loro, una cosa che appartiene ad un'epoca ormai remota, che non va più bene per il mondo smart che ci circonda. Ecco, tutto questo produce una disaffezione al libro, alla cultura, al sapere, alla conoscenza, che è per certi versi persino più distruttiva di quanto non potessero essere i roghi dei libri, che in fondo erano eventi che si consumavano nel momento in cui venivano di fatto eseguiti, mentre ora queste idee tendono a penetrare nel senso comune, a diventare modo di pensare diffuso, con effetti molto più gravi. Lo intuiva con la capacità, appunto, visionaria che soltanto i poeti possono avere, lo intuiva un grande letterato novecentesco, premio Nobel per la letteratura nel 1987, Josip Brodsky,
il quale nel discorso che pronunciò a Stoccolma per la consegna del premio disse tra l'altro: nessun codice penale è in grado di impedire i crimini contro la letteratura. Noi siamo in grado di condannare la soppressione materiale della letteratura. E qui fa degli esempi, la persecuzione degli scrittori, gli atti di censura, i roghi di libri, queste cose siamo in grado di evitarle, ci sono delle leggi che le evitano. Ma nessuna legge c'è quando si tratta della peggiore delle violazioni, quella di non leggere i libri. Il peggiore dei crimini è quello di non leggere i libri, e contro questo crimine non c'è legge che tenga. Per questo reato una persona paga con la sua vita. Se l'autore del reato è una nazione, essa paga con la sua storia. Vi ringrazio dell'attenzione.